Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Il protagonista di questo progetto sarà il filato Eco Donny, color turchese, color denim e scritto denim. Comunque, vi scriverò tutte le indicazioni sotto il video dove c'è la scritta Mostra Altro e nella community di YouTube. Ed infine del color Prato, è un filato ecologico, ha una composizione del 100% cotone, pesa 100 grammi ed è lungo 250 grammi. Poi abbiamo bisogno dei segnapunti, un paio di forbici, un ago da lana ed infine due uncinetti, il numero 5 e il numero 4,5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Quindi, per realizzare questo progetto dobbiamo creare 4 pannelli. Due serviranno per le maniche e per metà del busto, per poi proseguire con altri due pannelli che completeranno la maglia. Ogni pannello, per quanto riguarda la manica e metà del busto, deve essere largo 64 cm per un'altezza di 62 cm. Questo pannello corrisponde a questo. Una volta realizzato in altezza, poi sarà piegato in due. In questo modo ci darà la manica e metà del busto, e di questo qua ne dobbiamo realizzare due per poi metterli in questo modo. Dopodiché dobbiamo proseguire con la parte posteriore. Il pannello deve essere largo 54 cm per un'altezza di circa 33 cm. Questo dipenderà dalla lunghezza che desiderate. Una volta realizzati questi 4 pannelli, li andremo a cucire in questo modo. Nel momento in cui non vogliate realizzare due pannelli uguali, potete lavorare un unico pannello, che deve essere 1,8 m per una larghezza di circa 33 cm. La larghezza è uguale. Questo pannello, ve lo faccio vedere con un pezzo di carta, vedete, è così, per poi essere piegato in due e cucire solo un lato. Queste misure corrispondono a una taglia a partire dalla 42 circa alla 48. Questo modello è indicato per le taglie oversize. Se dovesse servire una taglia un po' più grande, basta proseguire con i giri di lavorazione fino ad arrivare alla misura desiderata. È un progetto facilissimo, lo vedrete durante il tutorial. Detto questo, possiamo proseguire con l'esecuzione del lavoro. Per dare un po' di morbidezza al lavoro, avvierò le catenelle con l'uncinetto numero 5. Per realizzare questo punto dobbiamo avere un multiplo di 7 più 4. Nel mio caso andrò a realizzare 84 catenelle più 4. Realizzate le 84 maglie, tolgo l'uncinetto numero 5 e prendo l'uncinetto numero 4,5. Dopo aver realizzato le 84 maglie, ne realizziamo altre 4. 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, nella quarta catenella dell'uncinetto realizziamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, in questa terza catenella realizziamo una conchiglia facendo una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta, una catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, nella terza maglia una maglia alta, maglia successiva una seconda maglia alta,
Vedete, in questo modo abbiamo formato il primo motivo. Gettato, contiamo 1, 2, nella terza una conchiglia di 3 maglie alte, una catenella più 3 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, la terza, catenella di separazione più 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Contiamo 1, 2, nella terza una maglia alta, maglia successiva, seconda maglia alta. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutta la riga. Completo la riga con le ultime due maglie alte, saltiamo 1, 2, nella terza realizziamo una maglia alta. E nell'ultima maglia una seconda maglia alta. In questo modo abbiamo completato la prima riga. Giriamo il lavoro e avviamo il secondo giro. Facciamo una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto una seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2. Nella terza una maglia alta, una catenella di separazione, entriamo all'interno della conchiglia e realizziamo una maglia alta, una catenella e una seconda maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta nella prima maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto e lavoriamo le due maglie alte sottostanti, 1 e 2, e ripetiamo, filo sull'uncinetto, una maglia alta nella terza maglia alta sottostante, una catenella di separazione, una maglia alta all'interno del foro, una catenella di separazione e una seconda maglia alta nello stesso foro. Catenella di separazione, una maglia alta nella prima maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto e lavoriamo le due maglie alte sottostanti, 1 e 2. Vedete, questo è come si presenta la seconda riga. Adesso dobbiamo ricominciare lavorando una maglia alta sottostante nella terza maglia alta, una catenella di separazione all'interno del foro, una maglia alta, una catenella di separazione più una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta nella prima maglia alta lavorata, più le due maglie alte sottostanti. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Completiamo la riga con due maglie alte sottostanti, giriamo il lavoro e avviamo la terza riga. Facciamo una catenella e una maglia alta sottostante, seconda maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto, entriamo all'interno di questo foro dove abbiamo realizzato una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e realizziamo due maglie alte, 1, 2, più 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vedete, nello stesso foro realizziamo due maglie alte, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, due maglie alte sottostanti. Queste rimangono sempre invariate. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente dove abbiamo realizzato le due maglie alte separate da una catenella e facciamo due maglie alte, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. E nello stesso foro due maglie alte, 1
e 2. Filo sull'uncinetto 2 maglie alte sottostanti, 1 e 2. E ricominciamo. Filo sull'uncinetto, entriamo all'interno di questo foro, facciamo 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle di separazione, più 2 maglie alte, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, 2 maglie alte sottostanti, 1 e 2. Procediamo in questo modo fino alla fine della riga. In questo modo ho completato il primo modulo. Il pannello sarà realizzato ripetendo il primo, il secondo e il terzo giro fino ad arrivare ad un'altezza di 60 cm. Nel mio caso io taglierò il filo e cambio il colore. Facciamo sparire il filo di lavorazione con un ago da lana. Vedete attraverso i punti. Giriamo il lavoro. Utilizzerò il color prato. Facciamo un gabbietto e iniziamo a lavorare la prima maglia alta. Facciamo una maglia bassissima, una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, seconda maglia alta. In questa riga andremo a ripetere la prima. Filo sull'uncinetto, all'interno di questo foro realizziamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione più 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, 2 maglie alte sottostanti, 1 e 2. E ricominciamo lavorando 3 maglie alte, 1 catenella e 3 maglie alte, più 2 maglie alte sottostanti. Andiamo avanti così per tutta la riga. Quindi, una volta completata questa prima riga, andiamo avanti con la seconda e la terza. Se realizzate il mio stesso pannello, andrete a cambiare nuovamente il colore. Nel mio caso utilizzerò il color blu, il color prato e il color turchese. Andrò avanti utilizzando questi tre colori, ripetendo queste tre righe fino ad arrivare ad un'altezza di 60 cm. Sono andata avanti per un'altezza di 62 cm. Ho ripetuto questi tre colori per un totale di 4 volte. In più ho aggiunto un'altra striscia con il color blu. Ne dobbiamo creare un altro identico a questo. Dopo aver realizzato due pannelli uguali, li prendiamo e li pieghiamo in due, in questo modo. Questo è il primo e questo è il secondo. E li mettiamo così. Allora, dobbiamo fare attenzione, vedete, questa è la parte iniziale e questa è la parte finale. Vedete, devono essere uguali. E li mettiamo in questo modo. Dobbiamo prendere la misura per la chiusura dello scollo. Ho messo un segnapunti nel terzo gruppetto di 2 maglie alte. Vedete, abbiamo iniziato con le prime 2 maglie alte. Qui abbiamo il secondo gruppetto, nel terzo gruppetto. Lo scollo sia dalla parte posteriore che dalla parte anteriore l'ho lasciato uguale. Una volta presa questa misura dobbiamo proseguire allungando il pannello. Dobbiamo prendere la misura della circonferenza del torace.
Dopodiché ci sono due soluzioni: o realizzate un unico pannello, oppure come me andrete a creare due pannelli uguali. Ho messo un segnapunti, vedete, in questo punto. La stessa cosa la faccio da quest'altra parte. Significa che andrò a creare due pannelli uguali, larghi 54 cm. Nel momento in cui andrete a realizzare un unico pannello, deve essere largo di 108 cm per poi ripiegarlo e farlo corrispondere a una larghezza di 54 cm. Ovviamente questo riguarda la taglia dalla 42 più o meno alla 46. Vi faccio vedere il primo pannello che ho avviato. Allora, se lo volete lungo quanto il mio, questo sarà messo in questo modo. Comunque, vedete, bisogna far corrispondere i colori. Qua va il turchese, qua il color prato e qua il blu, a meno che non abbiate lavorato in tinta unita. Comunque, se lo volete realizzare come lo sto facendo io, dovete lavorare in questo modo. La lunghezza totale sarà, allora, questo pannello è lungo circa 35 cm più questo qua 33, avremo più o meno una lunghezza di 68 cm. Se voi volete una maglia un po' più corta, dovete avviare meno catenelle. Per questo pannello, così com'è, dovete avviare 42 catenelle più 4. Vi ricordo che dovete rispettare il multiplo di 7 più 4. Una volta prese queste misure, si andrà a lavorare iniziando da questo punto fino ad arrivare a quest'altro. Nel caso in cui non vogliate realizzare due pannelli uguali e lavorare un unico pannello, dovete proseguire lavorando in tondo, rispettando i colori sottostanti. Una volta terminati tutti i pannelli, possiamo pensare all'assemblaggio. Dunque, una volta realizzati tutti i pannelli, possiamo pensare all'assemblaggio. Vi ricordo che all'avvio delle catenelle va utilizzato l'uncinetto numero 5 per poi proseguire con i giri di lavorazione con l'uncinetto numero 4,5. Una volta creati tutti i pannelli, li posizioniamo in modo corretto e iniziamo a cucire. Come vedete, ho messo dei segnapunti. Tutta questa parte sarà cucita più questa parte e il restante delle maniche, concludendo con i laterali. Nel momento in cui andiamo a sistemare i pannelli, dobbiamo fare attenzione come posizionarli. Vedete? Questi sono uguali, che è la parte iniziale del pannello e questa è la parte finale. Devono combaciare. Vi suggerisco di prendere tre aghi con i tre colori corrispondenti. Prendo un ago da lana e inizio con il turchese. In questo caso non abbiamo né un dritto né un rovescio, possiamo cucire dal lato che preferiamo. L'importante è che una volta realizzata la cucitura, poi giriamo il lavoro. Inizierò dal primo fianco con il color turchese.
Eccoci, sono arrivata al termine del progetto. Ho realizzato tutte le cuciture. Vedete, questa è la parte del décolleté, la parte posteriore, più i fianchi e la parte delle maniche, rispettando i colori sottostanti. Alla fine ho completato il lavoro realizzando un giro di maglie basse con il color blu per richiamare sia il décolleté che le maniche. Per chi volesse un vestitino, dovrete avviare un pannello avviando 84 maglie più 4 catenelle. Come abbiamo fatto per le maniche, vedete, le maniche e metà del busto. Questo progetto è stato ideato per indossarlo bello morbido. Come taglia, diciamo che va bene dalla 42 più o meno alla 48. Poi dipende dal tipo di indosso che volete dargli. Se volete che vi vesta un po' più aderente, vi dovete limitare realizzando meno righe di lavorazione. Nel caso in cui lo farete come il mio, dovete realizzarlo così come da tutorial. Nel caso in cui servirebbe una taglia più grande della 48, basta proseguire con i giri di lavorazione per quanto riguarda il pannello. Questa maglia kimono la vedo bene indossata con un modello di pantaloni pantapalazzo, belli larghi. Mi auguro che questo progetto sia stato di vostro gradimento. Se lo realizzerete, mi piacerebbe vedere le vostre foto. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate nell'info box dove c'è la scritta Mostra altro, sulla community di YouTube e anche su Instagram. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.